Buon salve a tutti, buon ragazzi. Salve a tutti, io mi chiamo Antonio. Noi siamo i TNM Frank e oggi siamo in compagnia di... Dove cazzo sei? Un coglione. Leonardo Rubino, che è un coglione, come ha detto Tony. Ho detto di no. Salviamo Gesù. No, basta! Oh, clickbait. Mettete dislike. Salviamo il soldato Tony. Ti ricordi? Scherzo male finito epico. Clickbait forever. Dislike. E ciao. No! Oggi faremo fare a Leo non ti parla dei prank, infatti faremo i copioni clickbait. E poi loro costretto a fare prank. Ma tutti hanno un canale. Però qualcuno è passato dal canale di Leo perché faremo una challenge, ma una challenge. Che non l'avete mai visto. Una challenge l'ho. Vabbè, iniziamo. Bello. Razzista. Nico. Nazista. Come funzionano questi pranks epici finiti male? Allora, noi abbiamo questo telefono di merda con delle cuffie e chiamiamo Leo. Leo avrà un telefono in tasca, e riprendete quanto è bello, con le cuffie. E noi quello che gli diremo, lui dovrà farlo perché sennò schiaffi. E da parte di Tony. Uno filma me che gli dico le cose e uno filma Leo. Che Nico però filma Leo e Tony. Faremo una volta per uno, una volta per uno diremo a Leo cosa fare. Bella! Una pannocchia di forma accumulata? Ma no. Ma a me piacciono dure proprio con la punta che ti fanno godere. Sono a casa. Io abito a Milano, ma va bene comunque. E minchia. Scusate, siete diabeti grassi? Sapete dove la rotonda San Pannocchia? No, l'oratorio San Gaetano. San Gaetano? E qual no, è? No, perché noi hanno detto che c'è un oratorio che si chiama oratorio San Pannocchia. Non c'è? Mi hanno preso in giro. Davvero? Sì. Ma noi siamo venuti da abitare. Noi abitiamo a Besato. Siamo venuti per quello. L'oratorio San Gaetano, c'è quello in San Pietro e c'è l'oratorio in Viale Mazzini che è... Sacro Cuore. Perché noi ci hanno fatto venire da qua fino a... E noi siamo di Besaccio, hanno detto che c'era l'orto di San Pannocchia e dovevamo andare a venire con loro. San Pannocchia. Va bene, poi... No. Vabbè, chiediamo ci poi. Sono solo sì, quelli tra lì. Poi li chiamiamo. Okay, grazie. Vabbè. Arrivederci. Un esemplare di pannocchia nero di Ruana. Conosci? Che bel cane, ma che cane è? Che ha una circonferenza di circa 5 centimetri di forma acuminata, che sarebbe sì, una punta. Sì, proprio a punta. Non... Da quanti anni è che c'ha quel cane? 4 anni. Ma quindi nessuna... Quindi c'ha 4 anni e un mese. 4 anni e un mese. Mannaggia li cani, comunque le volevo chiedere cosa fa una vacca con un fucile baccaccia? Mi dia 5 euro solo per questo. No, anzi, baccaccia. Mi dia tutti i soldi che ha, se no glieli do io. Ma quindi non conosce, non ha nessuna parlazione? No. Da Ruana? No. Ma magari lei ha qualche volta coltivato magari delle pannocchie d'agosto? No. Ma lei che lavoro fa? Avevo un negozio prima. Lei che lavoro fa? Il video finisce qui, lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale. Seguiteci su Instagram. Instagram. Ma tu hai messo qualche volta? Rigno, di Rigno, iscrivetevi. Bella. Disiscrivetevi. No, iscrivetevi a Rigno.